La strada di casa, anticipazioni, Fausto scopre di avere avuto un amante. La strada di casa, anticipazioni seconda puntata. Dopo 10 puntate de Il Paradiso delle Signore 2, la prima serata del martedì sera passa alla fiction La strada di casa, che vede protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. La nuova serie televisiva di Rai 1 terrà compagnia ai telespettatori per 6 puntate, per un totale di 12 episodi. Ma gli affezionati della serie con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno saranno stati felici di sapere che Silvia Mazzieri, Silvana nel Paradiso delle Signore, è tra i protagonisti della strada di casa. La prima puntata della nuova fiction ci ha presentato i personaggi e in particolare la storia di Fausto. Cos'è successo veramente la sera dell'incidente? È davvero lui il colpevole dell'omicidio? Cosa succederà nei prossimi 2 episodi? La strada di casa, i ricordi di Fausto. Le anticipazioni della seconda puntata della strada di casa ci rivelano che il protagonista verrà dimesso dall'ospedale, ma dovrà affrontare una lunga riabilitazione fisica e psicologica. Il mondo che conosceva Fausto prima di entrare in coma dopo 5 anni è totalmente cambiato. Il protagonista farà fatica a riconoscere anche i suoi affetti, in particolare il figlio più grande, Lorenzo, Eugenio Franceschini. Il ragazzo ha preso in mano le redini dell'azienda del padre, rivoluzionandola. Ad aiutare il protagonista ci sarà la dottoressa Madrigali, la psichiatra che lo supporta nel recupero psicologico e soprattutto cercherà di fargli capire che il mondo di 5 anni prima non è più lo stesso. La strada di casa, passato e presente sono collegati. La memoria di Fausto piano piano inizierà a tornare e l'uomo scoprirà che prima di entrare in coma aveva un amante di nome Veronica. Il protagonista per recuperare i ricordi, che sembrano essere scomparsi, incontrerà la donna. Dalla chiacchierata con la sua ex amante emergeranno nuovi dubbi sul suo passato e Fausto cercherà di collegare la sua vita precedente con il presente, che è qualcosa che unisce la sua vita prima dell'incidente a quello che sta succedendo dopo 5 anni di coma? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La seconda puntata della strada di casa andrà in onda martedì prossimo. L'appuntamento con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere è per il 21 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai 1.